Ne parliamo con Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute. Buongiorno, direttore. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, prima domanda, era prevedibile che il fentanyl arrivasse anche in Italia, visto che purtroppo la globalizzazione vale anche per le droghe e proprio per il fentanyl, e già negli Stati Uniti ci sono 100.000 morti l'anno? Sì, anche di più, ahimè. Allora, è evidente, abbiamo una visione oltre il nostro stile, in un mondo globalizzato. Quello che succede negli Stati Uniti o in un'altra parte del mondo ci deve riguardare, ci interessa. Però, come avete detto voi correttamente nel vostro servizio, non siamo in una fase, diciamo, non abbiamo un allarme perché non ci sono notizie né di intossicazioni né di decessi collegati al fentanyl. Però noi l'allerta di grado 3 che abbiamo emanato anche perché diciamo, il nostro paese, sia dalla Presidenza del Consiglio con il Dipartimento Antidroga che con l'Istituto Superiore che con noi, insomma, e con le forze dell'ordine, stiamo cercando di fare in modo che questo fenomeno non attecchisca in Italia. Un fenomeno che diciamo, negli Stati Uniti ha maggiore facilità per due motivi. Certo, anche perché è una droga sintetica alla quale è facile l'accesso, ma anche perché costa di meno e viene infatti utilizzata per tagliare droghe un po' più pesanti come l'eroina e come la cocaina. E anche perché questo è un fenomeno che ci deve un po', diciamo, riguardare, dobbiamo stare attenti, che il discorso che i principi attivi, cioè le materie prime per comprenderci, che possono essere utilizzate per produrre questo opioide sintetico, vengono dalla Cina e dalla Cina vengono poi trasferite attraverso il narcotraffico e i narcotrafficanti del Messico direttamente negli Stati Uniti. Quindi è anche un problema, diciamo, di sicurezza di forze dell'ordine. Ecco perché nell'allarme di grado 3 noi abbiamo detto alle forze dell'ordine aumentiamo la nostra sorveglianza perché ci possono essere fenomeni fraudolenti. Cioè, ricordiamo sempre che fentanyl viene utilizzato come terapia antidolore, quindi viene utilizzato negli ospedali, abbiamo nelle farmacie degli ospedali, l'abbiamo nei SERD e quindi possono esserci fenomeni, diciamo, proprio fraudolenti in cui le persone possono rubarle. Quindi è un problema di forze dell'ordine. Ma Ma può. c'è anche. Prego, prego, prego. No, dico, anche i medici di base potrebbero prescriverlo. Anche, esattamente, anche i medici base possono prescriverlo, assolutamente sì, perché è un oppioide che funziona molto per la terapia del dolore, soprattutto per i pazienti oncologici, anzi, l'OMS lo raccomanda fortemente per i pazienti oncologici. Ma dobbiamo stare attenti anche a un'altra cosa. È un fenomeno, diciamo, di strada, tant'è che anche quello che abbiamo trovato a Perugia è stato ritrovato e analizzato e si è visto che c'era una percentuale del 5% di fentanyl e praticamente noi dobbiamo fare in modo che diciamo, le forze dell'ordine, ma anche le ambulanze, quindi chi svolge servizio territoriale, sia da versante di forze dell'ordine, ma anche di servizio sanitario, possa approvvigionarsi di un antidoto che è un antagonista dell'oppioide. Questo antidoto si chiama naloxone e può servire per salvare le persone. Quindi noi possiamo trovare la persona che magari in overdose su strada, un giovane, perché colpisce prevalentemente la fascia tra i 25, 37 anni, 40 anni, questo giovane noi possiamo salvarlo. Quindi è un problema di polizia sicuramente, ma anche un problema di informazione e di formazione. E forse è arrivato anche il momento di dire ancora una volta una cosa, se mi consente. Prego. Allora, molti problemi di sanità pubblica, diciamo, devono essere risolti non affidando esclusivamente alla sanità la risoluzione, ma c'è bisogno di un'alleanza, di un'azione di sistema. In questo caso, l'azione di sistema deve avvenire attraverso la famiglia e la scuola, cioè informazione corretta nella scuola, informazione corretta nella famiglia, che devono diventare nostre alleate.
insieme anche con i giovani, ovviamente. I giovani devono essere, rendersi protagonisti, devono comprendere che utilizzare questa sostanza può essere una sostanza letale per loro stessi, e si possono trasformare anche inconsapevolmente in strumenti nelle mani dei mercati di morte. Quindi noi dobbiamo, come dire, avviare, lo stiamo già facendo, dobbiamo continuare a farlo, d'intesa con gli operatori, con quello che si occupa nei SERD, con le tante associazioni di volontariato, ma soprattutto in questi due nuclei fondamentali della nostra società, che sono la scuola e la famiglia, continuare a fare questo discorso di prevenzione dal punto di vista della informazione e poi anche della formazione, perché ribadisco, l'utilizzo dell'antidoto può salvare delle vite. Ecco, ricordiamo che il fentanyl può condurre anche alla morte, non è soltanto la droga degli zombie come è stata ribattezzata. Lei lo metteva in evidenza prima, occorrono anche accordi internazionali, non a caso Biden ne parlò quando si sono visti. Per il problema della Cina, proprio perché in Cina ci sono gli elementi costitutivi, no? I principi attivi per poter sintetizzare. E quindi Biden giustamente ne ha parlato con Xi Jinping per fare in modo di mettere insieme diciamo, le azioni dei due stati. È corretta questa cosa, no? Nella nostra prospettiva, la società nostra sicuramente, ma è un problema mondiale, è un problema europeo. Ricordiamoci che in Europa ci sono stati 137 decessi, quindi non pochi. È vero che ci sono centinaia di migliaia negli Stati Uniti, ma in Europa comunque ce ne sono stati 137 e sono in crescita, quindi diciamo che l'azione politica, tra virgolette, tra gli stati che serve a proteggere è un'azione benvenuta, perché anche qui bisogna mettere in campo azioni di prevenzione di frontiera, fare in modo che non possa arrivare in maniera, ribadisco, fraudolenta nel nostro paese attraverso ovviamente i nostri border, i nostri confini, questa sostanza. Nei suoi componenti, chiamiamo, se facci comprendere per chi ci ascolta, la materia prima che serve per sintetizzare il fentanyl. Questa è un'azione che bisogna assolutamente evitare, è un'azione quindi diciamo un po' politica, quindi bene ha fatto il presidente Biden, e anche di forze dell'ordine, di forze di polizia, motivo per il quale la nostra circolare del ministero firmata da me e interessa sicuramente gli assessorati regionali alla sanità, perché allertino appunto gli ospedali senza ad aumentare la vigilanza interna, ma anche le forze dell'ordine, perché ci possono dare, in particolare i carabinieri dei NAS che collaborano, come sapete, con il Ministero della Salute, perché collaborano con noi in un'azione anche di prevenzione. Grazie direttore Vaia, grazie per essere grazie stato a voi. Con noi. Grazie a voi.